E a me viene da dire che io non porto a casa nulla, ma in realtà porto questa casa nel mondo. Questo che ho trovato qui per me è come dovrebbe essere casa, come dovrebbe essere il nostro mondo. E ho trovato questa forza, grazie a tutti noi, grazie a Patti che ci ha accompagnato in questa visione, a prendere atto di chi siamo. Ho preso questa nuova forza che mi ero perso pure io nella ricerca della terminazione. Sono contento, ecco, e ora mi sento a casa, nel senso, mi sento parte e smetto di combattere, no? E mi sento partecipe, è diverso, mi sento molto più leggero in questo e agisco con amore, questo è quello che ho imparato. Ma io non posso parlare sempre dopo di lui, perché poi inizio sempre con le lacrime. Io mi porto a casa la Giorgia più, perché non mi accontento e perché mi vedo, incomincio a vedermi l'amore enorme che sono. Mentre prima non mi, forse anche non, per assurdo non mi rispettavo, no? Quindi mi porto a casa questo amore gigantesco per me stessa, felice di averlo finalmente visto, perché prima non mi permettevo di vederlo, e mi porto anche a casa il mio nuovo Marco. No, a parte gli scherzi, sono molto contenta di sentirmi finalmente in viaggio, in un viaggio che ci unisce sempre di più. A me e a Marco, mi sento finalmente che siamo uniti in questa grande trasformazione, in questo grande viaggio. Non mi sento più sola, mi sento in cammino e mi sento sempre più vicina, ma anche proprio nel nostro intento, no? Quindi.